pace e bene a tutti. Il curatore di questa rubrica, Francesco Bosco, mi ha chiesto di parlare un po' sui sogni, perché tanti telespettatori in redazione fanno questa domanda. Che significato hanno i sogni, soprattutto quando sognano il Santo Padre Pio? Essendo oggi la festa di San Giovanni Bosco, il grande sognatore, il santo dei sogni, abbiamo ritenuto opportuno proprio di parlare di essi in questa data. Il pensatore Breitenbach diceva: gli uomini hanno bisogno di sogni, sogni per vivere, sogni per sopravvivere. Soprattutto i cristiani hanno bisogno di sogni. Non ci fossero sogni nella Chiesa, non ci sarebbe neppure il Vangelo. Chi non ha dei sogni è una creatura incapace di percepire orizzonti e prospettive più ampi. Tuttavia vi sono però coloro che attraverso i sogni cercano di evadere la realtà. Il sogno invece deve stimolare a vincere la pigrizia, impegnandosi più seriamente per realizzare più vere e profonde volontà che giacciono nel cuore dell'uomo. Nel cuore dell'uomo, infatti, ha sede la Santissima Trinità, come ci insegnano i padri dell'Oriente. Il sogno nel campo cristiano è necessario perché dà maggior slancio nella vera libertà, coraggio nell'avventura, impegno nel cambiare il mondo, cominciando però da se stesso. Guai se non avessimo un sogno, cioè una meta più alta. Diventeremo dei ragionieri, freddi, interessati e calcolatori. Ci interroghiamo: perché i sogni? Il filosofo greco Socrate sosteneva che i sogni rappresentassero la voce della propria coscienza. Il francese Voltaire non li considerava affatto, giudicandoli conseguenze casuali di indisposizioni fisiche. Infine, lo psicanalista austriaco Sigmund Freud li definiva la strada maestra per l'inconscio. In realtà, nonostante le varie considerazioni, essi esercitano un fascino irresistibile, anzi, negli ultimi anni hanno dato origine non solo a un gran numero di bestseller, a gruppi per la sognoterapia, ma anche a un notevole aumento di interesse scientifico. Allora vediamo che cosa sono i sogni nel campo scientifico, quali sono i risultati. Li presento in parole semplici e sintetiche. I ricercatori sostengono che gli esseri umani sono paragonabili ai laboratori di informazioni, capaci di prendere in esame un mondo infinitamente complesso, secondo due metodi ben distinti che impegnano il cervello. Il primo metodo, tipico dell'emisfero cerebrale sinistro, quello che di solito impieghiamo quando siamo svegli, affronta con molta efficacia il continuo bombardamento di fatti che devono essere giudicati significativi o irrilevanti. Secondo metodo, che impegna la parte destra del cervello, reagisce più alle sensazioni che ai fatti oggettivi. Ed è questo, per i ricercatori, il metodo in base al quale la mente funziona nel sogno. Il cervello nel sonno esegue con molta cura le sensazioni casuali e le emozioni frammentarie immagazzinate nella giornata ma non riconosciute o non elaborate. Nel sonno esse sono messe in relazione con le nostre più intime e segrete immagini di noi stessi.
I ricercatori sostengono inoltre che molti sogni hanno una conseguenza abituale, rigidamente stabilita, che consta di 5 sogni. Il primo sogno, che è il più breve ed è di solito ambientato nel presente, è una specie di introduzione. Spesso concerne un problema che assillava prima di addormentarsi e costituisce il tema base per i sogni seguenti. Il secondo e terzo sogno di solito riguardano il passato. Il quarto sogno è spesso proiettato nel futuro e riguarda l'appagamento di qualche desiderio. Il quinto sogno, che per quasi tutti è l'ultimo della nottata, ha origine dal materiale di quelle precedenti, formando un gran finale ambientato nel presente. In poche parole, il sogno è una sorta di terra di nessuno, un porto franco in cui il conscio e il subconscio si incontrano. Questi sogni li troviamo anche nella Bibbia. Nella Bibbia spesso il Signore rivela la sua volontà mediante i sogni. Anzi, sembra quasi che i sogni siano la via da Dio preferita per comunicare con gli uomini. Nel Primo Testamento, con molti particolari, sono ricordati i sogni di illustri personaggi: Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Gedeone, Samuele, Salomone e Daniele. Qual è il motivo di questi sogni nel Primo Testamento? Ce lo dice Giobbe. Dio parla in un modo o in un altro, ma non si fa attenzione. Parla nel sogno, visione notturna, quando cade il sopore sugli uomini e si addormentano sul loro giaciglio. Apre allora l'orecchio degli uomini e con apparizione li spaventa. Per quale scopo? Per distogliere l'uomo dal male e tenerlo lontano dall'orgoglio, per impedirgli di cadere nella fossa. Quindi il primo motivo dei sogni è quello di non cadere nel peccato. Un'attenzione però in questo momento. Ci possono essere degli uomini che si fanno ritenere come sognatori di Dio per incantare la gente. Perciò Dio richiama l'attenzione tramite i veri profeti. Leggiamo infatti in Geremia: non vi traggono in errore i profeti che sono in mezzo a voi, nei vostri indovini. Non date retta ai sogni che si sognano, perché con inganno essi parlano nel mio nome, non li ho inviati. Anche nel Secondo Testamento abbiamo tanti sogni. Prendo in considerazione 4 sogni in San Matteo, 3 che riguardano San Giuseppe e l'altra che riguarda la moglie di Pilato. In San Giuseppe, prima della nascita di Gesù, leggiamo: gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ugualmente, dopo la nascita di Gesù, un angelo del Signore gli apparve di nuovo in sogno e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta lì finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. E finalmente, per la terza volta, un angelo del Signore gli apparve in sogno in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele. Sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Lo stesso San Matteo riferisce anche che durante la passione di Gesù, la moglie di Pilato, mentre egli era seduto in tribunale, gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi
fui molto turbata in sogno per causa sua. E troviamo tanti altri sogni, soprattutto negli Atti degli Apostoli, delle visioni notturne che ha avuto Anania e soprattutto San Paolo. A questo punto direte: ma Padre Pio ha avuto dei sogni? Come tutti i santi, anche Padre Pio ha sognato. Nella storia della Chiesa tanti santi hanno sognato e, scossi dal sogno, hanno realizzato quello che per gli altri erano delle utopie, cioè delle cose irraggiungibili. Ricordiamo San Giovanni Bosco, essendo oggi anche la sua festa, ma noi che siamo francescani dobbiamo ricordare specialmente il sogno di San Francesco d'Assisi dopo la sua liberazione dalla prigionia di Foligno. Racconta San Bonaventura da Bagnoregio, troviamo nelle Fonde Francescane, numero 1032. Di lì a poco si mise in viaggio, ma appena giunto nella città più vicina, cioè Foligno, udì nella notte il Signore che in tono familiare gli diceva: Francesco, chi ti può giovare di più? Il Signore o il servo? Il ricco o il poverello? Rispose Francesco: il Signore e il ricco. E subito la voce incalzò: e allora perché lasci il Signore per il servo? Dio così ricco per l'uomo così povero? Francesco allora disse: Signore, cosa vuoi che io faccia? Rispose il Signore: ritorna nella tua casa, perché la visione che hai avuto raffigura una missione spirituale che si deve compiere in te, non per disposizione umana, ma per disposizione divina. Anche Padre Pio ha avuto tanti sogni, presento soltanto e soprattutto quel sogno prima di diventare frati, che egli stesso descrive in un tema svolto nel 1902 dal titolo Curioso sogno di un pastorello. Ecco lo scritto di Francesco Forgione, il prossimo Padre Pio. Fernando era un povero pastorello che agitava in mente di farsi frate, ma i genitori erano poveri e non potevano corrispondere alla sua intenzione. Egli una notte, mentre dormiva saporitamente, sognò di essere in monastero vestito già da frate. Pareva gli fosse quello il primo giorno che passasse colà e che dopo il refettorio scendesse in giardino con gli altri novizi, accompagnato dal padre maestro. Allora, col permesso di questo superiore, essi si posero chi a giocare alle palle, chi a innaffiare i fiori, chi a zappare l'orticello. Insomma, tutti facevano qualche cosa e non si vedeva nessuno che stesse con le mani in mano. Dopo circa 2 ore di tale occupazione suonò il vespro e convenne al pastore fraticello di andare in chiesa, dove al suono dell'organo e al canto dei divini salmi gli scendeva un'immensa gioia nel cuore. Oh, com'era felice! Finalmente era stato esaudito il suo desiderio. Ma era un sogno il suo, e purtroppo se ne avvide quando si destò, perché egli era nel suo lettuccio, come le notti precedenti, mentre il cuore gli gongolava tuttora di gioia. Oh, la brutta delusione che fu la sua! Al poverino era ancora gioco forza attendere al suo gregge, bearsi al canto dei vari uccelletti, ma non poteva allettare il suo orecchio al mistico suono dell'organo, al canto soave dei salmi divini.
Ferdinando e lui stesso, deluso, perché non era stato ammesso tra i novizi di Morcone per mancanza di posti. Per fortuna sua, ma soprattutto di tutti quanti noi, dopo circa 4 mesi il suo sogno si trasformerà in realtà. Infatti, il 6 gennaio 1903, egli, accompagnato dal suo maestro, Angelo Caccavo, dallo zio Pellegrino Scocca e da Don Nicola Caruso, entra nel convento noviziato di Morcone. Perché ha potuto realizzare questo ed altri sogni, Padre Pio? Perché ha potuto trasformare tutti questi sogni almeno per 3 motivi. Primo, perché si è abbandonato in Dio come un bambino in braccio a sua madre. Poi, perché si è affidato a quell'uomo maestoso di rara bellezza, splendente come il sole. E infine, perché ha collaborato con il Signore per la salvezza dei fratelli, come egli stesso scrive: «Ho lavorato e voglio lavorare, ho pregato e voglio pregare, ho vegliato e voglio vegliare, ho pianto e voglio piangere, per l'umanità bisognosa e sofferente». Questo scriveva padre Benedetto Nardella il 23 aprile 1921. Padre Pio ha avuto dei sogni, sia nel campo spirituale che nel campo materiale, dei sogni per i fratelli. Nel campo materiale, l'uomo è formato di anima e corpo, perciò Padre Pio si è impegnato per l'aiuto all'uomo integrale nei due campi. Nel campo materiale, scrivendo a padre Benedetto Nardella il 26 marzo 1914, dice: «Nel fondo di quest'anima parmi che Dio vi ha versato molte grazie rispetto alla compassione delle altrui miserie, singolarmente il rispetto dei poveri bisognosi. La grandissima compassione che sente l'anima alla vista di un povero le fa nascere nel proprio centro un veventissimo desiderio di soccorrerlo. E se guardasse alla mia volontà, mi spingerebbe a spogliarmi persino dei panni per rivestirlo». Per i poveri ha fatto costruire tante opere sociali, ne ricordo solo qualcuno: il centro di addestramento professionale, il circolo di cultura francescana con la rivista Il Fraticello, le scuole materne Santa Maria delle Grazie, San Francesco d'Assisi e Pace e Bene. Per i malati è stato il sogno più grande per Padre Pio, quella della realizzazione della clinica Caso Sollievo della Sofferenza. I dottori Sanguinetti e San Vico gli chiesero: «Padre, come volete intestare la vostra opera?» Padre Pio pensò un istante e poi rispose: «Sogno una grande clinica dove si possa sollevare le sofferenze fisiche e morali dei miei fratelli. Con la preghiera e la sofferenza mi è dolce, infinitamente dolce soffrire per giovare ai fratelli d'esilio. Dovrà chiamarsi Casa Sollievo della Sofferenza». Padre Pio quella clinica l'aveva sognata tante volte, infatti spesso, prima di uscire dal coro della chiesetta, già negli anni venti, per ritornare nella sua celletta, la numero 5, o per fare 2 passi nel giardino del convento, si fermava davanti alla finestra e guardava la brulla collina o montagna ove ora sorge Caso Lieve della Sofferenza. Guardava per poco o altre volte a lungo quel luogo e sorrideva. In quei minuti certamente egli contemplava il sogno da lui vagheggiato da tanto tempo,
Su quella brulla e arida pietraia vedeva la cittadella del sollievo della sofferenza. Quel suo sogno, immesso nell'abbandono fiducioso in Dio, è diventato realtà, una realtà meravigliosa, più grande e bella di quella che Padre Pio stesso aveva in parte immaginata. Ma i sogni di Padre Pio per i fratelli sono anche nel campo spirituale, sto arrivando quasi alla conclusione. Il sogno di Padre Pio nel campo spirituale era quello di liberarli dal peccato, perché come egli stesso scrive, la maggior carità è quella di strappare le anime avvinte dalla schiavitù di Satana per guadagnarle a Cristo. E questo io faccio assiduamente, di notte e di giorno. Questo scrive al suo padre spirituale, padre Benedetto Nardella, il 6 giugno 1919. Con la sua salita al cielo, il suo compito non è terminato, anzi, come lui stesso diceva, dopo potrò fare di più. Egli ora sta alla porta del paradiso finché non vi entra l'ultimo dei suoi figli. Il suo più grande sogno qual è stato? Desidero che i miei figli spirituali siano tutti assolutamente salvi in paradiso. Per questa finalità, alle anime più vicine a lui, e tra queste certamente c'è anche fra Daniele Natale, del quale si è cominciata la causa di beatificazione diocesana il 7 luglio dello scorso anno 2012, raccomandava caldamente: aiutatemi a soffrire, aiutatemi a salvare le anime. Non chiedete nulla per voi stessi, ma tutto per le anime, perché queste si salvino. Come conclusione, queste parole sono per noi, suoi figli spirituali, una splendida assicurazione per trovare lui alla porta del paradiso, a condizione però, come lui stesso diceva, non gli facciamo fare brutta figura. Infatti, chi gli chiedeva: padre, mi accetti come tuo figlio spirituale? Rispondeva: sì, però non farmi fare brutta figura. Allora noi, suoi figli spirituali, rinnoviamoci interiormente, trasformando il nostro cuore in una grotta benedetta, dove Gesù possa rinascere e il prossimo incontrarsi con Dio. La barzelletta di questa mattina è una barzelletta che raccontava lo stesso Padre Pio riguardante proprio i suoi figli spirituali. Infatti diceva ai suoi figli, come ripetevo ora: vi voglio vedere assolutamente tutti in paradiso. E uno dei presenti gli disse: allora padre, mi dovrai tirare su dai capelli. Non credo, rispose Padre Pio, ti dovrò prendere per il collo, perché quando morirai ne avrai pochissimi, come pochi ce n'ho io. Sia lodato Gesù Cristo.